Mamma mia, ci hanno aiutato lo scurno, per favore! E va a fatto un bello scherzo, ti aiuto pure un po'! 100.000 mi piace per questa pazzia! Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer! Oggi ragazzi siamo qui con un video epico, Agliu, qui si entra nella storia perché stiamo andando a mangiare per la prima volta nel nuovo locale di Nennella. Per quei pochi che non la conoscessero, è una trattoria che è nata nei quartieri spagnoli, che ahimè purtroppo, devo dire la verità, mi è dispiaciuto, si sono spostati a Piazza Carità, che è un'altra grande piazza di Napoli importante. Nennella Wagyu è famoso perché praticamente quando ti siedi a tavola respiri proprio l'aria di Napoli ed è proprio come se ti sentissi praticamente a casa della nonna. L'unico problema è che ti possono dire qualche parolaccia, ma che stai ricoverò, però è tutto normale perché anche questo fa parte dell'atmosfera del locale. Non ci vediamo in chiacchiere, Wagyu. Voi l'avete visto in miniatura, quindi nel senso sapete quello che andrò a fare. Wagyu, mi sto vergognando, mi sento proprio uno schifo, però per fare questo video epico e per farvi ridere mi sacrifico. Però Wagyu, provo una vergogna in questo momento, mi sto mettendo scorno. Andiamo. Allora Wagyu, siamo sui quartieri spagnoli, come potete ben vedere. Questa cosa la sappiamo solamente io e Mirko, cioè non la sa nessuno. Mirko, tu sei d'accordo con questa cosa? Vabbè, andiamo a vedere gli altri poi cosa diranno, perché è uno scherzo anche per loro. Tanto! Grande serata! Sei pronto a questa fantastica serata da Nennella? Prontissimo, ci andiamo da parecchio. Sì, mo con il nuovo locale insomma sarà sicuramente buono. Sicuramente. Pasta e patate, adesso ci saranno anche altri personaggi che conosci. Fantastico mondo di Fuse. Andato, vediamo un po' le cuffie, guardate. Mezzo via Toledo. Nennella. Su, porco pammocco. Questo è lo spavento che mi hai fatto. È martedì sera, quindi vedremo anche in un giorno durante la settimana quanta gente verrà. Intanto ci sono quei due. Nuova gente. Maro, quanta gente? Superalla? Signori, ci siamo gostato. Agliu, ma abbiamo un ingresso VIP per voi. Vediamo. Sì. Qua già c'è gente anche di martedì. C'è gente anche di martedì. Vabbè, ovviamente è Nennella. Cioè comunque Alfredo. Alfredo Alistami ha girato proprio. Guardalo. Arriva una vista a nessuno, vedelo qua, Alfredo. Non stai salutando, no? A superalla. Vedelo qua, Alfredo. Prossimo Natale, se mi fai tu gli auguri e chi te cago. Allora, Agliu, avete fame? Passiamo alle cose serie. Sì, molta fame. È la prima volta che mangiate, quindi la Nennella oppure Nennella nuova? La Nennella nuova. La Nennella nuova. Quindi, andiamo. Più si vede in fondo a destra. Più si vede in fondo a destra. Entriamo, qui si fa la storia. Naturale, ma che stai ricoverò? A livello di prezzi non è cambiato niente rispetto ai quartieri. Quindi Alfredo, paghi tu! Quindi, paga superata! Quando è granalino? Mega esco, voglio stasera a cadere. Ma io avevo chiesto l'acqua naturale. Aspetta. Come? Sommelier! Che bevi da vicino. Alfredo, basta, c'è tutto qua. Ma non è bello, tengono passi qua sulla caccia. Oh! Oh! È freddo! Oh! Esagerato! Ma ingulato! Va bene, cammino. Il tuo giudizio, ma sincero, sei facile, però via, su! Non è sincero, non mi piace più! E dopo che avevamo un magnifico! Sto scherzando. Facciamo provare a tutti quanti. È intollerante al lattosio, mamma fa. A me come lo fa? Bene. Oh, ma faccio un po'. Ma non lo faccio. Non puoi parlare qua. Ah, cagnatoria. E che poi? Ti venga con me, quartiere, non lo rinnego mai. Ma non lo dico, per favore.
E voi spidala, chi vuole un broca? Chi l'è picciarillo, ma chi ne è di pazione, o chef a me? Da su tavola! Sa uno che è intollerante al lattosio, da cianca cazzo! A passa a patà, a pove senza broma! A pove senza broma, scivola la broma! Vabbè, però io aspettò! Vabbè, ciao, bravo! Questo sta mangiando ancora, aiuti! Grazie Ciro, grazie! Poi era fatto servizietto ad hoc! Secondo me il primo mangiava pasta e patate senza prova da rendere. Grazie! Complimenti! Praticamente ci hanno portato qui rigatoni napoletani, fagioli e calamari. Infatti sono rigatoni napoletani questi qua. Con quella gonna corta mi fa girare la testa, ora voglia matta di mangiare ancora. Perché voglio l'amore, ti torno la sera, sei tu quella perfetta. Grazie! Guardate qui! Io! Io da voi! Devo fare un annuncio importantissimo. Qui c'è una persona, o forse un più di una persona importante qui della mia vita. E devo fare una dichiarazione di amore. Qui da Nenè. Io voglio dirvi solamente una cosa. Juve!
posso giusto che la maglietta, bravo! Vada a saprata, ma mi fate mettere paura! Mamma mia, non c'è niente di scuro, va buono! Ti ho fatto un bello scherzo, ne aiuto pure un po'! Scusa, Ciro! Ma città, grande! No, c'è la buona! Io no! Sì! Che devo fare? Allora, sta macchina a me, guarda, sta macchina a me, tutto finito. Avevo patata quella macchina. No, va bene. Posso fare quello che voglio con quella macchina. Allora, in tutto questo, io dobbiamo mangiare. Pensavo fosse quello di qua per fare altro. Allora, venite qua, non si può vedere. Anto, assaggiamo? Oh, comunque dopo 20 minuti, perché siamo stati 20 minuti, guardate. Anto. Casa, allora, la pasta e patate di Nennella è casa. Allora, passi una cosa. La mia amica il pasta e patate l'ho mangiata lì ai quartieri. Forse oggi sono ancora superati ancora di più, vi dico la verità. Che è stata 20 minuti così, all'aria. Sì, infatti mi ha detto Cirai si asciutti più assai, si asciutti fanno fritto mo. C'ho una curiosità. Voi la pasta e patate la mangiate con la forchetta o col cucchiaio? Perché Simone la mangia col cucchiaio, pure io, e loro con la forchetta. Dipende, perché altro, se posso dire la mia, a me piace più fredda la pasta e patate. Voi la mangiate fredda o calda? Noi continuiamo a ricrearci con la nostra pasta e patate. Ci vogliamo un altro po' la serata, anche se il meglio è andato. Sì. A parte la sorpresa è proprio buona. Cosa vuol dire? È proprio buona. Assaggio per la prima volta la pasta e patate. Ma che fai? Mangi con la forchetta. Ok, andiamo. Sempre team forchetta io, ragazzi. Io ho assaggiato quella, anche di quella di Chef Franco. Chef, mi dispiace, però Nennella. Lui si prosegue, così c'è friarella, patatine. Oggi è arrivata subito, l'unico in nastro nella che ha aspettato. 20 minuti, ma ci mangiare giù seconda. Ah, frate, però lei c'era chiesto diverso da come la fanno loro. Sì, la fanno con carica di formaggio e provola. Posso dire, ringrazio i più gamer perché sennò te la facevano proprio, Piro. Grazie! È buona comunque, allora io l'ho assaggiata già, sui quartieri, con la provola. Un cucchiaio assaggiai ed era buona, ma pure questa senza provola comunque buona. Quindi ringraziamo. Grazie Nennella per avermi accontentato. Grazie Nennella per avermi accontentato. Tutto a posto. Tutto bene, vorremmo dare. Vai giù! Il nostro amico Fu! 10 per noi! Signori, questa serata è finita. Ah, grazie. Complimenti. Grazie Nennella, ci sei piaciuto. Bocca al lupo per tutto, adesso siamo seri. E voglio! Ciao!